Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'è un po' di sole, ecco, se non mi vedete bene. Vabbè, oggi vi racconto un attimo le novità. Praticamente ieri ho fatto il mio primo giorno di lavoro, quindi ho iniziato a lavorare in questa nuova azienda, come vi preannunciavo prima, cioè in qualche video fa, non mi ricordo quale, dove vi preannunciavo insomma che avrei iniziato a lavorare a breve. E questa azienda si occupa di progettazione di piattaforme, ecco, sostanzialmente, e anche costruzione. Per quanto riguarda le novità, insomma, mi sto trovando abbastanza bene, insomma, anche bene, se possiamo dire così. Un'azienda abbastanza grande, non troppo, perché le aziende troppo grandi hanno problemi troppo grandi, però è un'azienda dove si può, secondo me, avere un futuro in sostanza, anche se non so se sarà il mio obiettivo. Adesso si vedrà come mi troverò in questi mesi qui. Adesso ho un contratto a tempo determinato, perché comunque le assunzioni sono fatte in questo modo. Adesso già una buona azienda, diciamo che si basa sul fatto di avere il giusto tempo da dedicare alle persone che hanno iniziato. Cosa vuol dire questo? Vi accorgete se un'azienda è buona se innanzitutto non vi fa storie su quello che è lo stipendio. Secondo, vi dà la formazione adatta. E terzo, sulla disponibilità a formare le persone, perché non è che ci serve disponibilità nel corso del tempo. Io posso aver bisogno magari di 8 ore in più e c'è quello che ha bisogno di 5 ore in meno, faccio un esempio. Però bisogna riuscire a capire bene le cose. Se non si capiscono è un problema grosso, perché comunque non avete la possibilità di automatizzare il vostro lavoro, ecco, la vostra posizione sostanzialmente. Guardo la strada, ovviamente, forse lo sto già ripetendo in tutti i vlog, però guardo la strada perché devo guardare avanti, cioè non è per scortesia nei vostri confronti. Comunque, per quanto riguarda, come vi ho detto, il discorso aziendale è questo. E sì, ci sono vari discorsi che potrei farvi per quanto riguarda le mansioni. Le mansioni si dividono, io adesso sono stato inquadrato come impiegato, e si dividono però impiegato, operaio, e vabbè, c'è anche magari il tecnico che deve fare la parte sia tecnica che impiegatizia, ma questo è un altro discorso. Comunque sì, l'impressione, adesso sono passati 2 giorni, quindi potete capire anche voi, non so chi mi sta guardando, un'idea ve la fate. Non è un'idea definitiva, perché comunque non può essere un'idea definitiva dopo 2 giorni sostanzialmente, però è un diciamo una sfumatura. Benissimo, allora io vi do un buon proseguimento di giornata e ci vediamo al prossimo video. Ovviamente seguite tutte le mie pagine: Alessio Malavasi il blog, Alessio Mala 98 Instagram, e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. E niente, ci vediamo alla prossima e buon proseguimento.